un posto al sole anticipazioni. Guido ricatta emotivamente Mariella. Lunedì, 14 ottobre 2024. Damiano e la sua squadra sono ormai ad un passo dall'incastrare Angelo Torrente. Con coraggio e audacia, il poliziotto è riuscito a risalire al ristorante dove il boss risulta socio occulto. Intanto, Viola deve ancora prendere una decisione sulla sua eventuale partenza a Barcellona insieme a Raffaele e dal piccolo Antonio per recarsi dal fratello Patrizio. Non intende lasciare Napoli proprio adesso che il suo amato è impegnato in una rischiosa operazione di polizia. Più tardi, Nico riceve una chiamata inaspettata dalla scuola del figlio. La situazione va affrontata e presa di petto nel più breve tempo possibile. Nunzio, dopo il duro confronto avvenuto giorni prima con Rossella, si prepara a trasferirsi a casa di Diana per iniziare la convivenza. Samuel si sente sempre più solo in assenza del suo migliore amico ed entra in crisi. Ma siamo proprio sicuri che il giovane chef lo abbandonerà? Martedì, 15 ottobre 2024. Rossella viene investita da una terribile notizia riguardante Nunzio. Quest'ultimo, intanto, dopo essersi congedato da Samuel, è pronto a preparare i bagagli ed a trasferirsi, certo più che mai che l'architetta sia la donna della sua vita. Più tardi, la dottoressa Graziani riceve una nuova e interessante proposta di lavoro dal primario dell'ospedale. Di cosa si tratterà? Nico, dopo aver discusso animatamente con Jimmy, si mostra profondamente pentito. Sa di aver esagerato e tenta un riavvicinamento emotivo. Nel frattempo, Manuela può finalmente iniziare il suo conto alla rovescia verso l'inaugurazione del parco archeologico. La giovane ha tante idee per la testa e non vede l'ora di portarle al termine. In questo, Nico le starà vicino? Samuel è sempre più in preda allo sconforto e sul lavoro non riesce a concentrarsi come dovrebbe. Viola prende consapevolezza di un grave pericolo. Mercoledì, 16 ottobre 2024. Arriva il giorno tanto atteso dell'inaugurazione del parco archeologico. Nonostante Jimmy si lasci convincere da Nico a fare contenta Manuela, un arrivo a sorpresa rischia di guastare la festa a tutti. Rossella, dopo la strana carezza subita dal primario, prova a capire se si è trattato di un gesto sgradevole ed ovvero di una molestia, oppure di un normale segno di incoraggiamento. La dottoressa sta facendo bene a preoccuparsi? Oppure si sta soltanto impressionando inutilmente? Samuel continua a rinfacciare a Nunzio la loro separazione. Lo chef si sente solo e ripensa ai momenti vissuti con Micaela. Alberto è sempre più propenso a lasciare Napoli. Pesanti minacce incombono su di lui. Viola è costretta a prendere una forte decisione in merito alla sua partenza per Barcellona. Raffaele è in apprensione per lei. Mariella è sempre più determinata ad andare avanti senza Guido. Giovedì, 17 ottobre 2024. Non si fermano i pettegolezzi intorno alla frequentazione tra Rosa e Don Antoine. Purtroppo, qualcuno prende di mira il piccolo Manuel, offendendolo pesantemente. Nico interviene per fermare i propositi di Costabile proprio durante il giorno dell'inaugurazione del parco archeologico di Manuela. Tutto questo, inevitabilmente, suscita forte gelosia in Valeria, che si sente terribilmente messa da parte. Intanto, Guido inizia a studiare una strategia per non avere problemi di soldi né per l'affitto né per le visite che Claudia deve effettuare a Roma. Peccato che lo stratagemma coinvolga anche il povero Cotugno. Mentre Alberto vive attimi di paura, Viola è sempre più sotto pressione. Per fortuna, c'è chi è pronto ad incoraggiarla. Rossella non riesce a confidare a nessuno quanto accaduto tra lei ed il dottor Fusco. La ragazza è sempre più convinta di aver subito degli abusi. Venerdì, 18 ottobre 2024. Viola ha ormai capito che Damiano è ancora una volta in pericolo di vita a causa della sua mission volta a stanare ed arrestare Torrente. Intanto, Alberto non cambia idea riguardo alla sua decisione di lasciare Napoli. Nel frattempo, il giovane Renda si trova veramente ad un passo dal catturare il famigerato boss. L'operazione riuscirà con successo? In quartiere, le malelingue su Rosa e Don Antoine si diffondono a macchia d'olio.
Il parroco, nel frattempo, cerca di indagare sul motivo per cui Manuel non è più felice di incontrarlo. Purtroppo, i suoi amichetti lo stanno prendendo letteralmente di mira. Il ragazzino racconterà tutta la verità? E la Picariello e Tangara come reagiranno di fronte a tali esternazioni? Dopo aver ceduto al ricatto emotivo di Guido, Mariella capisce di essere stata abilmente manipolata visto che l'ex non intende più investire soldi. Come rimediare adesso?